Guardando le foto di Jaez mi rendo conto che tranne riconoscere gli elementi tradizionali dell'arredo e qualche libro religioso, non so nulla delle persone ritratte. Quale sarà la vita di questi seminaristi? Intraprenderanno una carriera politica? Forse volutamente è stato creato uno spazio enorme tra noi e loro. Mi chiamo Sara Setore e sono venuta in Italia in 2007. Sono venuta per studiare, ho studiato grafica editoriale all'Accademia di Belle Arti e poi ho fatto grafica e fotografia in biennio specializzato. Attualmente faccio grafica illustratrice da freelance e ho anche un blog per il momento piuttosto di cucina e mi occupo della fotografia e styling. Sono venuta in Italia esattamente 2 giorni, anzi meno di 48 ore dopo che mi sono laureata. Avevo appena 22 anni. No, io non avevo qualche motivo particolare per cui per venire in Italia. È stato un po' per caso. Avevo sempre avuto questa immagine di vivere fuori dell'Iran, di viaggiare, voglio evitare la parola andare via, però non posso. Mi sarebbe sempre piaciuto venire in Europa in generale, posso dire che l'avrei preferito. E poi ci sono rimasta un po' perché mi sono molto affezionata a Roma, un altro po' perché diciamo che un'immigrazione mi è bastata avanzata, quindi per questo. All'inizio sinceramente non avevo tanta un'idea chiara su come sarebbe sviluppato il progetto. Però mi ha fatto molto piacere l'approccio più diretto con la comunità iraniana di cercare di togliere quel velo del paese esotico e lontano dall'Iran attraverso la sua arte contemporanea. Era bello il confronto tra le opinioni, anzi le versioni, le letture diverse degli stessi iraniani parlando delle stesse cose che in fondo erano molto comune e magari anche le cose vissute da un po' tutti noi, le cose collettive. Però sentire i dettagli di tutti quanti è stato molto forte. I pezzi soprattutto sulla guerra, i ricordi della guerra, l'esperienza della guerra, nonostante il fatto che noi l'abbiamo vissuto, comunque arrivano molto forte. L'altra cosa che per me era molto... uno, inaspettato, due, a volte anche difficile da gestire, però molto piacevole, era questo entusiasmo di chi ci lavora, del Dipartimento dell'Educazione o comunque di chi ha curato questo progetto con gli iraniani. Noi non ci aspettavamo questa reazione, aspettavamo una cosa, cioè per noi era una cosa normale, anche a volte banale. Quindi ricevere questa reazione così gioiosa era molto inaspettata. Mi è piaciuto molto il fatto di insistere su diverse letture di una cosa unica. E questa è una cosa che spero che rimanga con me, cioè me lo voglio portare via con me per poter applicare questa visione multipla su diversi argomenti. È molto emozionante vedere tutta la mostra in allestimento, è bellissimo, è veramente delle cose che ne abbiamo sentito parlare, alcune delle cose, io li avevo studiate quindi li conoscevo, è bellissimo vederli da così vicino, che cioè, si può anche toccare, non li tocco, prometto. Io sono molto felice, adesso ancora di più.